Dal 2008 al 2018 la povertà è triplicata. Passiamo da circa 375.000 bambini nel 2008 a 1.200.000 oggi. Questo significa dover tornare ad investire in maniera sistemica e strutturata. In questi anni non si è mai arrivati a definire un piano strategico per l'infanzia e l'adolescenza. C'è stato un taglio alla spesa sociale, c'è stato un taglio all'istruzione, nella spesa dell'istruzione. La regione rimane tra i più alti tassi in Italia, quindi anche se negli ultimi anni è diminuito di 7 punti percentuali la dispersione scolastica, però nel trend nazionale la Campania è tra i più alti tassi di dispersione scolastica, insieme alla Sicilia, insieme alla Calabria. Un bambino su tre è una situazione di disagio, di difficoltà. Per i 22 euro all'anno che si spendono per un bambino in Calabria ce ne sono 500 che se ne spendono a Trento e 200 che se ne spendono in Emilia. Vogliamo parlare di federalismo e di autonomia rinforzata. Io direi che questo dato la dice lunga su cosa ci sia dietro l'ipotesi di una separazione, di una secessione dei ricchi dai più poveri. C'è la volontà precisa di lasciare che questa fotografia resti identica. Ci vuole una volontà politica. Noi come amministrazione su questa cosa siamo sempre stati molto netti, in tutte le sedi, in sede ANCI, in sede nazionale. E naturalmente questo rapporto ci consente anche di poter dire non o come siamo brutti, piccoli e neri, no, o come vogliamo che queste domande della nostra infanzia ricevano le giuste risposte, innanzitutto da una politica nazionale. Il tempo dei bambini, la decima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio, attraverso l'analisi di numerosi dati fornisce una fotografia d'insieme delle condizioni di vita di bambini e adolescenti in Italia. La presentazione oggi a Palazzo San Giacomo, in occasione del lancio della campagna Illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa di Save the Children, che coinvolge molte scuole della città. Nel garantire il diritto alla felicità devi dare prospettive di benessere a un bambino. Ecco perché spiace che questo paese non riesca a trovare la volontà politica di affrontare finalmente delle manovre di bilancio in cui si guarda alle fragilità, ai diritti, alle persone deboli, alle disuguaglianze. Vedete, anche il dibattito di questi giorni è una manovra. Si parla di tanto, ma non si parla dei diritti e soprattutto dei diritti quelli primari. Nella nostra città sappiamo che significa parlare di sofferenze, di bambini poveri, di fragilità, del tempo dei bambini. Proviamo a fare un grande lavoro sopperendo laddove ci sono carenze economiche croniche, finanziarie, strutturali, con un lavoro sempre più forte tra istituzioni di prossimità, reti sociali, reti civiche, terzo settore, associazionismo, mondo della scuola. Si fa un grande lavoro di supporto laddove altrimenti si rischia di franare, quindi c'è molta preoccupazione, però ci sono anche buone prassi, buone condotte civiche, istituzionali, oltre che sociali, che sono state messe in campo in questi anni. Devo dire la verità, Napoli ha dimostrato anche di essere credibile nello stare vicino alle persone più sofferenti e non cadere nel baratro di considerare ultimi e pericolosi quelli che sono più fragili, e quindi ripartire proprio dai diritti dei più deboli, e tra questi ci sono in primo luogo i bambini.